Il titolo perfetto per questo film sarebbe stato Don't Look Up, perché non è sempre una buona idea guardare in faccia al mostro, e Steven Spielberg ce l'ha insegnato per tutta la sua filmografia. E Jordan Peele lo sa, tanto da voler nuovamente, come ha fatto nei precedenti film, inserire dei ringraziamenti citazionisti a Steven Spielberg. Senza ovviamente voler spoilerare, però mi riferisco a chi ha già visto questo film, avrà sicuramente capito quelle che sono le analogie dal punto di vista delle caratteristiche mostrifere nei confronti di un autore che nel passato aveva fatto dei grandi tripodi che utilizzavano gli esseri umani come impianto di irrigazione sanguigno, oppure dei fantasmi che se guardavi negli occhi ti squagliavano in tutto. Ovviamente non voglio dire nel dettaglio quello che succede in questo film, però sicuramente l'impatto spielbergiano sulla cultura cinematografica di Jordan Peele è presente. Nope è un grandissimo sì dal mio punto di vista, nel senso che se sei in grado di in qualche modo andare a costruire un'esperienza cinematografica così forte tanto da far dimenticare magari qualche piccolo problemino narrativo, o personalmente ho trovato gli attori non super in palla, non super coinvolgenti, si riesce a far dimenticare anche queste cose nei confronti dell'esperienza cinematografica che è Nope, beh, vuol dire che la tua poetica è forte e sei in grado di renderla riconoscibile, e nonostante la sua cinematografia sia ancora tra virgolette limitata, comunque noi abbiamo l'idea che questo sia effettivamente un nuovo autore in rampa di lancio, il suo stile è riconoscibile e siamo pronti ad ascoltare le sue storie tutte le volte che lui voglia raccontarcele. E ovviamente il paragone, le analogie con La guerra dei mondi di Steven Spielberg è, diciamo, lapalissiano immediato, ma non per una questione di compresenza tematica, ovvero la questione degli alieni, ma proprio per il modo in cui Jordan Peele racconta questa storia, l'esperienza visiva ed emotiva che queste immagini sono in grado di arrivarci direttamente al nostro stomaco, alla nostra emozione più viscerale. E ovviamente, nuovamente ribadisco senza spoilerare, non voglio andare a raccontarvi nel concreto qual è il pericolo, come agisce e tutto il resto, però vi basti pensare che certe dinamiche non le vedevamo da Indiana Jones e i Predatori dell'Arca Perduta, e nello stesso tempo ho trovato analogie mostrifere anche con A Quiet Place, soprattutto dal punto di vista sonoro, con questi pulsi gutturali. E secondo me A Quiet Place, per chi ha visto anche la mia video recensione del secondo film, è comunque un altro prodotto di un regista tra virgolette emergente che ha subito una grande influenza spielbergiana. Un aspetto molto bello di questo film è la componente cinematografica, perché rientra in questa pellicola una doppia via, extradiegetica e diegetica. Per quanto riguarda l'extradiegetico, ovvero ciò che sta al di fuori della narrazione, abbiamo proprio il cinema delle origini, perché viene citato sia attraverso i dialoghi, sia attraverso ad alcune tavolozze di immagini, ad alcune sequenze fotografiche, la celebre storia di Murray e Mumbridge e del cavallo, ovvero questi due personaggi che fecero una scommessa. Uno disse che secondo lui durante la corsa del cavallo non c'era mai un momento in cui il cavallo era completamente staccato da terra, e l'altro invece diceva sì, sicuramente durante, diciamo, l'azione della corsa del cavallo c'è un momento in cui il cavallo è staccato da terra. E allora, per risolvere questa diatriba, si misero a fare delle foto in sequenza per vedere se effettivamente durante la corsa c'era un movimento, senza rendersi conto che stavano creando il cinema in modo arcaico, nel senso che il cinema è nato con immagini in movimento, una serie di immagini che si susseguono e diventano appunto movimento. E questa cosa del movimento del cavallo e appunto della nascita del cinema, della spettacolarità, rientra in questo film anche in modo extradiegetico, ma anche ovviamente all'interno della narrazione, quindi in modo diegetico, perché abbiamo due fratelli che insieme al padre gestiscono un ranch che è abilitato all'allevamento e all'addestramento di cavalli che poi verranno utilizzati nelle produzioni cinematografiche. Quindi abbiamo il cinema anche come professione, per poi questi protagonisti trovarsi all'interno di una sorta di storia cinematografica fantascientifica anni 60. Avete presente quei tra virgolette B-movie con alieni, diciamo, rappresentati in modo anche molto concreto? Ecco, loro si trovano all'interno di una storia di questo tipo, che è la storia effettivamente che è nata dal film originale della Guerra dei Mondi, che era ispirato al libro di Wells, da cui poi Spielberg trasse anche la sua versione.
Questo film mette in campo una bellezza nel racconto, una bellezza estetica che non voglio sminuire la componente narrativa perché c'è ed è molto forte, però queste immagini veramente ti colpiscono. E come lo fa? Piglia il direttore della fotografia di Nolan e appunto si girano queste sequenze orrorifiche che sono in grado di spaziare tra l'intimo horror, quindi claustrofobico, sequenze molto chiuse dove vengono anche utilizzati qualche jump scare, fino a queste ampissime sequenze girate appunto con le camere IMAX dove c'è proprio la costante agorafobia e il pericolo, quindi la mostruosità è sempre presente e si ha questa ansia di essere inseguiti dal pericolo. Inutile dire come questo film vada visto sul più grande schermo che trovate e io personalmente consiglio anche una visione in circuiti che garantiscano una visione in IMAX, perché appunto questa tecnologia è stata utilizzata per girare diverse sequenze del film e quando appunto appaiono sullo schermo queste sequenze anche magistralmente scelte, perché ovviamente come fa Nolan non tutto il film è girato con una tecnologia IMAX, ma si scelgono delle sequenze, diciamo, quelle più impattanti visivamente e emotivamente, e quando appaiono sullo schermo è veramente una grande goduria. Quindi questo Nope dal mio punto di vista è un film che è in grado di conquistare anche tutti coloro, forse mi ci metto dentro anch'io perché non ero stato così esaltato dai primi due film, cioè avevo riconosciuto che era nato un nuovo autore ma non avevo questo tipo di adorazione come molte altre persone hanno dimostrato. Era comunque un buon autore nuovo che era in grado comunque di fare delle buone citazioni, era in grado di fare anche dell'innovazione in un certo tipo di genere raccontando le storie in un certo tipo di modo, ma non ero stato conquistato totalmente. Infatti il mio approccio a questo film era in hype ma non così esagerato, nel senso che il trailer mi aveva conquistato parecchio, però non ero un grande sostenitore di questo autore. E dopo questo film, in qualche modo, il mio credito nei suoi confronti dal punto di vista di ciò che io cerco dal cinema, questo tipo di esperienze, il come piuttosto che il cosa, c'è anche tanto cosa, però il come in questo film è veramente qualcosa che mi ha conquistato. E quindi, facendo una metafora, un'analogia appunto con la nascita del cinema, si può dire che questo film è come effettivamente il cavallo di Murray Mumbridge, che comincia a correre, si muove, aumenta nei fotogrammi e talvolta va anche proiettato verso il cielo e noi spettatori non siamo in grado di capire il mistero, ma il regista, gli autori, la produzione ci dà la possibilità di vivere il mistero proprio in modo estremamente emozionante. Spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo nel prossimo contenuto di Monster Movie.